Le giunte comunali di Licata e Palma di Montechiaro oggi sono trasferite in una tenda da campo allestita all'ingresso dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo. È in questo modo che i sindaci Angelo Graci e Rosario Bonfanti intendono protestare contro la decisione della regione di chiudere il punto nascita dell'ospedale di Licata. Nel reparto di ostetricia nel 2011 ci sono stati più di 400 parti e il trend è in aumento. Il bacino d'utenza del presidio è di 70.000 persone. È sulla scorta di queste considerazioni che le due amministrazioni chiedono all'assessore alla sanità Massimo Russo di ritirare il reparto del San Giacomo d'Alto Passo dal decreto di chiusura firmato negli scorsi mesi. La protesta andrà avanti ad oltranza, sindaci e assessori lavoreranno nella tenda e a turno vi passeranno le notti. Se non saremo convocati dall'assessore Russo, ha annunciato il sindaco Angelo Graci, ci incateneremo davanti l'assessorato alla sanità.